Buonasera a tutti. Come ogni 2 settimane siamo al nostro appuntamento con gli scacchi su Sport.tv, la web TV che si occupa degli sport minori che minori non sono. Io, come al solito, sono Rania Casale, sono addetto stampa della Federazione Scacchi. Dopo aver parlato con due giocatori, questa volta torniamo un po' ai vecchi amori, parliamo con uno che è un giocatore anche, ma in questo caso lo intervistiamo come scrittore. E quindi saluto che ha messo in onda Paolo Del Mastro, che come diceva, come dicevo, è giocatore e presidente del circolo, il circolo di Leinate, vicino a Milano. Quindi è anche un istruttore, è un appassionato come tutti noi di scacchi, eccetera. Ma questa volta ha voluto fare un passo in più. Intanto ti saluto, Paolo. Ciao. Ciao, ciao e buongiorno a tutti. Ha realizzato quello che è il sogno di tanti, cioè scrivere un libro sugli scacchi, in particolare, a quello che ho capito, il libro giallo. Dici tutto tu, il titolo e tutto quanto. Allora, il libro, sì, è un romanzo innanzitutto, e il titolo è Il primo cassetto in basso. Adesso non dico qua il motivo di questo titolo perché, diciamo, essendo Sì. una trama tecnicamente thriller, ci sono alcune cose che non possono essere svelate in questo momento. Allora, tu ci racconti senza raccontarci, ovviamente, nell'intreccio, nel colpevole, insomma. Esatto. No, allora, sì, come dicevo, è un romanzo thriller e quindi, come ogni buon romanzo thriller, ha dentro alcuni crimini che si vengono compiuti a Milano, dove c'è tutta l'ambientazione di tutta la vicenda. E ci sono tanti scacchi, come anticipavi giustamente tu, perché? Perché gli scacchi vengono utilizzati da colui che commette una serie di omicidi per passare, diciamo, dei messaggi a chi dovrà investigare. Quindi, questo posso dirlo già nel primo capitolo, perché poi lo si leggerà anche sulla quarta di copertina, viene ritrovato un cadavere a Milano in un parco, ucciso in modo abbastanza efferato. E su questo cadavere verrà ritrovata una stampa di una posizione di una partita a scacchi. Ed è l'unico indizio che si ritrova. Di conseguenza, c'è bisogno di qualcuno che abbia la possibilità, la capacità di interpretare questo indizio. Quindi, qual è il messaggio che se uno uccide una persona e si prende la briga di lasciare lì una stampa di una partita a scacchi è perché vuole comunicare qualcosa? Questo qualcosa, ovviamente, non è alla portata di uno che non conosce gli scacchi e quindi c'è bisogno di qualcuno che riesca a decifrarlo, questo messaggio. Per cui viene coinvolto in questa vicenda un ex giocatore professionista, il quale viene a sua volta da una storia personale abbastanza complicata, sia per quel che riguarda la sua carriera scacchistica, sia per quel che riguarda le sue relazioni con la polizia nella sua vita, diciamo, nella sua gioventù. E quindi lui si trova in difficoltà perché deve passare ad avere relazioni burrascose, si è trovato in galera per una notte, ne ha passate un po' e si trova adesso invece a dover passare un po' dall'altra parte, a essere collaboratore della La polizia, in polizia. modo di diventa quasi consulente. E questo gli provoca un pochino di orticaria, diciamo così, ecco. E sta di fatto però che c'è bisogno di lui per investigare, quindi da qui nasce tutta la vicenda. Quindi, perché tra l'altro io ho narrato utilizzando una tecnica abbastanza poco consueta, ovvero intanto ho utilizzato la narrazione in prima persona, ma ho voluto rappresentare la vicenda dal punto di vista dei due protagonisti. Quindi dovrei dire protagonista e l'antagonista, colui che investiga, colui che commette i crimini. In realtà sono talmente dominanti le due persone sulla scena che sono quasi due protagonisti e ho voluto raccontare le vicende facendole narrare appunto dai due protagonisti. Quindi si Quindi in prima alternano. persona sono due prime persone, Persona, quindi in realtà. Altrimenti in prima persona avrei dovuto con un narratore solo focalizzarmi sul punto di vista di uno solo dei due, invece io volevo seguire il punto di vista di entrambi. Niente, quindi il romanzo si non sta diciamo di concludendo. più a questo punto, insomma, mi sembra che abbiamo già incuriosito tantissimo il pubblico, no? Esatto. Volevo chiederti dal punto di vista tecnico, è più un romanzo il Vodunit, cioè un romanzo giallo in cui l'interesse sta nello scoprire chi è l'assassino, o è più un
un romanzo da Chandler in cui l'interesse sta più nella tensione, diciamo, investigativa della vicenda. La seconda che hai detto sicuramente, infatti tecnicamente non è un giallo, è un thriller, prima di tutto. È un vaudunit, quindi non è un vaudunit, come si dice in termine tecnico. Tra l'altro poi hai citato Chandler, che è pure, no, non Chandler in sé, ma il suo personaggio, diciamo, d'eccellenza, che è Philip Philip Marlowe, certo. Marlowe, è pure uno dei miti di questo protagonista del testo. Quindi è un thriller in cui noi non solo, cioè per dire, non è Agatha Christie che investiga e attraverso alcuni indizi riesce a capire chi è il colpevole, no? Nella stanza riunita per l'occasione. È una persona che, tra l'altro, poi a sua volta rimane in un certo senso coinvolta nelle vicende stesse e di conseguenza. Tra l'altro, diciamo già poco più di metà del romanzo, noi lettori capiamo cosa succede, ma il bello del romanzo è nel comprendere la vicenda a fondo, non è tanto nello svelare chi è il Il colpevole. colpevole, ma il retroscena, insomma. Esatto. E allora la gente si chiederà perché, se c'è questo libro, il ballo non ci hai fatto vedere subito la copertina. Perché il libro esiste, è stato scritto, si può leggere, però non è ancora stampato. Spiegaci tu bene questa Esatto. situazione. Tra l'altro, è stato già presentato anche all'Accademia Scacchistica Romana, se non mi sbaglio di grosso, no? Giusto? No, esattamente. E non solo, anche a Lecco, in occasione di un Ah, torneo giovanile, ospiti perfetto. del circolo Boris Paschi, e proprio ieri sera all'Accademia Scacchistica Romana ci hanno ospitato per questa bella presentazione. E come dicevi tu, sì. Queste presentazioni sono un po' difficili per me perché normalmente quando un autore va a presentare il suo libro, la prima cosa che fa è tira fuori il libro e dice guardatelo, no? Questa è la copertina, questo è il libro, prendetelo, leggete la quarta di copertina e così via. In questo caso non è possibile perché ho scelto una casa editrice che sta, diciamo, tentando di innovare un pochino il mercato dell'editoria ed effettua una campagna di crowdfunding, ovvero il libro. C'è il testo, io l'ho completato, ma prima di mandarlo in stampa, prima addirittura di fare il progetto grafico della copertina, prima di fare l'editing del testo, l'editore vuole vedere quanto interesse muove tra i lettori e quindi quante persone sono disposte a prenotarlo. Quindi io mi trovo qui a presentare un libro che verrà stampato, distribuito nel mese di giugno, o meglio, la lavorazione inizierà a gennaio, quando finisce la campagna di crowdfunding. E siccome le prenotazioni stanno andando, direi, decisamente bene, abbiamo già superato abbondantemente il minimo necessario per essere pubblicati, sicuramente a gennaio inizia la lavorazione e posso dire con certezza che verrà distribuito nel 2024 e la pianificazione dice intorno al mese di giugno. Quindi. Ma se io lo voglio leggere adesso, come faccio? Se lo vuoi leggere adesso, puoi, perché chiunque effettua una prenotazione, sia del cartaceo sia dell'ebook, la versione definitiva gli arriverà a giugno, ma non appena uno piazza la prenotazione ha la possibilità di scaricare quelle che sul sito vengono chiamate le bozze. Le Il bozze. termine è un po' improprio secondo me, perché uno pensando alle bozze pensa a qualcosa di, come dire, approssimativo, in realtà è È il libro tutto il testo completo, integrale eh? del mio romanzo, è tutto il mio manoscritto. Quindi si può prendere, si può leggere e penso che sia anche abbastanza interessante per il lettore perché uno lo può leggere nel suo testo integrale e potrà rileggerlo quando verrà stampato in una versione che potrebbe avere qualche differenza, perché in questo Via periodo dovremo dell'editing, fare soprattutto il lavoro di editing insieme a un professionista dell'editing, quindi è possibile che ci sia qualche piccola ritocco. ecco, E tra dici l'altro, quindi. aggiungo un'ultima cosa, per il lettore può essere anche un'esperienza, diciamo, coinvolgente, perché proprio ieri sera una persona che ha letto il romanzo mi ha pure dato dei feedback molto rilevanti. Quindi anche la possibilità che il lettore ha di dare la sua opinione all'autore e io avrei anche la possibilità di inserire, volendo, qualche modifica da qui a giugno che tengano conto dell'opinione del lettore.
Quindi è un'opportunità anche per il lettore di diventare parte di un progetto, non soltanto di prendere un libro così com'è, ma di dare un'opinione prima che questo venga dato alle stampe. Sì. E adesso non ci resta che spiegarci cos'è che dovremmo, che passi dobbiamo fare per intanto dare il contributo di crowdfunding e poi andarci a leggere il libro, insomma. Sì, ma è molto semplice. Si può andare sul sito dell'editore Bookabook. Bookabook. Se vuoi te lo metto davanti alla telecamera. Sarebbe meglio, sì, così. Sì, è un po' lungo, però uno può fare dopo un fermo immagine. Allora, questo è il libro. Ecco qua, sì. Questo è l'indirizzo, oppure si può scannerizzare il QR code. Perfetto. Si troverà la pagina di presentazione del mio romanzo. Questa pagina include informazioni sull'autore, cioè me, la mia storia bibliografica, due note di biografia, alcune pagine di anteprima, quindi uno, se proprio, diciamo, vuole essere sicuro, può prendersi queste pagine, sono una decina di pagine del primo e secondo capitolo, quindi può capire un attimo come si innesca tutta la vicenda. Forse un'idea anche dello stile. Viene coinvolto un po' dalla vicenda. E dopodiché può passare alla prenotazione, può scegliendo il formato, quindi può scegliere l'ebook o può scegliere il cartaceo. Può scegliere anche, nel caso del cartaceo, si possono scegliere anche il numero di copie fino a 5. Quindi, volendo, ci si può anche mettere d'accordo fra lettori diversi per risparmiare un pochino di spese di spedizione. Ecco, questa è la procedura. E non appena uno effettua l'ordine, poi ha l'accesso alle bozze, quindi può scaricarsi il PDF e iniziare a leggerlo. E poi contattarmi addirittura sul sito per se avesse feedback e commenti. Sarebbe bello, anzi, avere lettori che sul sito stesso vanno a mettere commenti, perché è possibile, sarebbe molto interessante anche per me. Ecco, al di fuori gli scacchi vediamo questo sistema, che tentativo dell'editoria di sopravvivere comunque in un mondo che è sempre meno cartaceo, sempre più online, insomma. Sì, è molto difficile. E merita tutta la nostra solidarietà, ecco, finché esiste un po' di carta, almeno. Questo, sì, dal punto di vista nostro, di che i capelli bianchi, almeno questo potrebbe essere un grande valore, insomma. Questa casa di edizione ha inventato un modo nuovo di fare editoria, perché se tu parli con gli addetti al settore, molto spesso ti senti dire sempre le stesse cose. In Italia si scrive tanto, si legge poco, la maggior parte dei libri non viene stampata e non venduta, e qui invece c'è un modo intelligente da parte di un editore, che fa anche l'imprenditore, giustamente, per un pochino per minimizzare il rischio di stampare tanta carta che poi non verrà letta, ma d'altro canto anche per coinvolgere i lettori e creare un modello nuovo di editoria, dove sono sostanzialmente i lettori a decidere cosa verrà stampato e cosa può essere, diciamo, merita di essere stampato, e non andare a ruota invece delle grandi case editrici che decidono che cosa deve andare in vetrina. Quindi è doppiamente positiva questa esperienza. Va bene, Paolo, hai accennato alla tua storia di scrittore, quindi hai già scritto altre cose, insomma, riguardavano gli scacchi anch'esse. No, ma qualcosina nella seconda delle pubblicazioni. Ho scritto prima una raccolta di racconti che riguardavano soprattutto storie familiari e che avevano a che fare molto più, anzi esclusivamente, con la cucina più che e zero con gli scacchi. E questa era più che altro una, non dico uno scherzo, era una cosa molto seria, ma non era tanto l'ambizione di fare lo scrittore, quanto era l'ambizione di assecondare una passione che avevano i miei genitori quando erano ancora in vita e ancora abbastanza giovani, che avevano una passione sfrenata per la cucina e che volevano cercare sempre di raffinarla, di metterla sempre più a punto. Si erano costruiti il loro manualetto di ricette, lo perfezionavano di volta in volta, ogni volta che facevano qualcosa, e per loro la cucina era sempre l'occasione per creare opportunità di convivialità con parenti e amici. E io da ragazzo li ho sentiti dire, ma centinaia di volte, un giorno noi faremo il nostro libro di ricette. E l'hanno detto così tante volte che poi non l'hanno mai fatto, no? E allora a un certo punto loro erano diventati anziani e ho detto, vabbè, se non l'avete fatto voi, lo faccio io.
Però a quel punto era già periodo di MasterChef e c'era inflazione di libri di ricette, no? Quindi non mi andava di scrivere il libro di ricette. Allora ho pensato di scrivere un libro di aneddoti più che racconti, tutti veri, che nella mia memoria si legavano a tutti i piatti che loro preparavano, no? Vicende strane, cose buffe, cioè erano una serie di racconti molto leggeri, molto ironici, in cui più che altro avevo voluto fare un regalo ai genitori. Però facendo quello, mi sono accorto che mi divertivo, per cui la scrittura è diventata un pochino una mia passione. Da lì allora ho iniziato a frequentare una scuola di scrittura creativa per parecchi anni e in questo periodo ho messo insieme una serie di racconti che poi ho collezionato. Alcuni, non tutti, cioè ne ho preso quelli che secondo me meritavano più di tutti e ne ho pubblicato una raccolta che si chiama Delitto in vetrina e qui comincia ad apparire anche il tema degli scacchi, perché di 8 racconti ce ne sono due che sono a tema scacchistico. E questo, diciamo, ha dato un po' di soddisfazione perché è stato premiato in un concorso La Ginestra nell'edizione 2022, come premio speciale della giuria, quindi insomma dà una certa soddisfazione. Senti Paolo, sei scrittore, ma sei anche sicuramente lettore in buona misura. E a questo punto ti invito a ragionare sul tema scacchi e letteratura mystery, diciamo, tra gialla e come dire, più Harden, insomma, più alla Chandler, perché i scacchi compaiono tanto nei libri gialli, insomma. Secondo te, qual è il motivo per cui gli scacchi ispirano, hanno ispirato molti gialli classici, partendo banalmente da Hillary Quinn, Agatha Christie, a Nero Sì. Wolf, a Rex Stout, il personaggio di Nero Wolf, come mai secondo te? Ma secondo me perché gli scacchi, diciamo, offrono mille spunti e aggiungo non solo per i gialli, però nelle partite a scacchi si possono trovare infinite metafore anche per quello che è la vita quotidiana, no? Poi è vero, il giallo di solito non parla di vita quotidiana, però le tematiche, cioè la sfida intellettuale, per esempio, fra i due giocatori, e la sfida fra il detective e il colpevole, che in qualche modo è un gioco a guardie e ladri, tante volte anche le partite a scacchi hanno questo genere di aspetti di attacco-difesa e sfida proprio fra un cacciatore e un cacciato. Però penso che ci sia anche molto di più, nel senso che pensiamo soltanto al fascino che ispirano i grandi giocatori di scacchi, no? Il grande giocatore di scacchi viene spesso nell'immaginario, viene visto come, non dico un superuomo, però come una persona dotata di talenti molto particolari. E questo affascina poi ancora di più conoscendo per chi conosce la storia degli scacchi, conosce grandi personaggi e la storia è piena di scacchisti che hanno una storia personale abbastanza particolare. Diciamo, persone Aliechi normali, per dirne una, sì, Fischer per dirne un altro, no? Fischer. E ce n'è per tutti i gusti. E prima di iniziare a scrivere questo, tra l'altro, io mi sono preso la briga di leggere o rileggere grandi opere col tema scacchistico molto presente, no? Ma pensiamo anche a Nabokov, per esempio. Nabokov ha scritto La difesa di Luzi, dove Certo. lo scacchista è un personaggio molto, ma molto particolare. E quindi penso che sia questo, un po' la complessità, un po' il fascino del gioco, un po' il fascino dei grandi scacchisti, secondo me fanno degli scacchi un terreno molto fertile per trovare spunti, trame, metafore della vita reale. Quindi sono molto, molto sfruttabili per chi vuole inventare storie. Qual è secondo te il senza voler essere enciclopedici, perché nessuno di noi ha letto tutto, qual è secondo te il libro che meglio rende l'idea di quello che sono gli scacchi per uno che ne ha la passione, o anche che rende meglio cosa sono gli scacchi in oggettivo, perché secondo me sono due cose diverse. Scusa, la seconda, o meglio quello che rende? Che rende di più l'idea di quello che sono gli scacchi per chi è appassionato? O anche solo obiettivamente, nel senso che magari chi è appassionato ha una visione del gioco che è diversa da quella che può avere diciamo, un estraneo, uno che guarda fuori il mondo degli scacchi. Ma allora, adesso anche non per essere campanilista, però
però fra i grandi scrittori di scacchi noi in Italia ne abbiamo uno che diciamo merita, Maurin Sieg, nella variante di Lüneburg noi leggiamo di scacchisti che sono colpiti o affetti, non so, da questo livello di passione sia nel bene che nel male, perché anche i personaggi negativi della variante di Lüneburg, certo, diciamo, mettono in atto, cioè attuano azioni terribili trasportati dalla loro passione degli per gli scacchi. E io penso che nella variante di Lüneburg tutti quelli che giocano a scacchi un pochino si ritrovano nella, in questa, non so neanche, per passione a volte non rende l'idea, in questo fanatismo, in questa situazione del gioco degli scacchi che non ti abbandonano mai, che in qualche modo diventano anche padrone, e quindi penso che Maurin Sieg sia uno. Poi bisogna dirla tutta, anche la letteratura molto spesso rappresenta il giocatore degli scacchi come un caso quasi patologico, no? Perché anche, anzi quasi sempre, io infatti mi sono trovato diverse volte a dire ok, iniziamo la presentazione degli scacchisti, però nella realtà ci sono anche un sacco di scacchisti normali, no? La letteratura tende a rappresentare lo scacchista come un personaggio borderline, se non addirittura di là. Ma pensiamo anche a Stefan Zweig, che ha scritto la novella sugli scacchi, un bellissimo racconto, quasi romanzo perché è molto lungo come racconto, in cui il protagonista parte come persona normalissima e neanche appassionata di scacchi, e poi come una sorta di legittima difesa contro un trattamento abbastanza disumano viene catturato da questo mondo di 64 case e non riesce più a uscirne, no? E quindi diciamo questo rapporto fra l'intelletto umano e la passionalità dell'uomo nei confronti della scacchiera a volte rischia di sconfinare nel patologico. Quindi questa è la rappresentazione principale che mi viene dalla letteratura, secondo me. Senti, spaziamo allora, visto che siamo a questo punto. C'è stato un rilancio degli scacchi negli ultimi anni dovuto, secondo me, in gran parte alla pandemia, al gioco online, però sicuramente ne ha avuto mano anche questa fiction, la regina degli scacchi, che ho sentito citare da persone che non avevano mai toccato un solo pezzo in vita loro, che sono appassionate tantissimo. Tu pensi, come vedi questa cosa, anche il personaggio di fantasia, anche quello tratto da un romanzo, come ti giustifichi il fatto che una fiction, una, tra l'altro fatta di una sola serie, possa avere avuto un impatto così forte in generale sull'opinione pubblica oltre che sugli scacchisti? Allora bisogna dire che intanto era fatta bene, no? Nel senso che comunque era una bella serie, io l'ho vista e in quanto scacchista ne sono uscito un po' perplesso, no? Cioè, perché comunque chi gioca a scacchi, chi frequenta il mondo, sa che diciamo certe cose non avvengono come sono rappresentate in quella serie. Cioè, nonostante la serie era molto avvincente, la serie ti faceva immergere proprio nel cuore del gioco, quindi ti faceva vedere lo sviluppo di una persona, l'evoluzione della persona e del suo rapporto con il gioco, a volte sano, a volte un po' meno, ma comunque in un modo sempre accattivante, sempre affascinante, soprattutto per il gioco. Quindi secondo me è più che comprensibile che chi è inesperto di scacchi da quella serie ne sia uscito incuriosito, perché comunque ti faceva vedere esseri umani che ne venivano attratti talmente in modo così forte e inevitabile che poi a uno viene voglia di dire ok, ma allora cosa c'è in questo gioco così bello, così affascinante, e uno ci prova. Penso che il meccanismo sia questo, al di là del fatto che comunque è una bella serie scritta evidentemente da sceneggiatori molto in gamba. Sai cosa ho pensato certe volte? Gli scacchi si hanno occupati grandi romanzieri, forse grandissimi romanzieri, bellissimi film spesso, però forse agli scacchi manca quello che è stato per il curling un film abbastanza scemotto, però divertente, la mossa del pinguino, che mostrava come un gruppo di amici, un sacco di guai, però ritrovavano una nuova vita, un nuovo senso della vita facendo curling. E faccia vedere l'elemento aggregativo del gioco. Non credi che agli scacchi forse manca una letteratura
un filmato comico che a livello di commedia, a livello di leggerezza, mentre invece tutti li prendono con tanta, con enorme pesantezza certe volte. Può darsi di sì, anzi è molto probabile che farebbe bene anche agli scacchi probabilmente dare un senso di leggerezza al gioco, perché anche perché poi quando ti ci trovi a giocare trovi che gli scacchi non solo Sono divertenti, cioè quello è il sono punto, no? divertenti, ma sono anche aggreganti, nel senso che comunque se tu vai a frequentare un circolo come si deve, in carne e ossa, non quindi gioco online, stiamo parlando di Certo. scacchi veri, non stiamo parlando di gioco online, trovi che gli scacchi possono essere come un momento di socializzazione, di aggregazione, di divertimento, di spensieratezza, perché non necessariamente gli scacchi debbano essere un gioco dove l'agonismo è esasperato. Tra l'altro, diciamo, per chi pratica l'agonismo anche degli scacchi, non dico a livello di eccesso, ma l'agonismo a livello anche medio, comunque si trova spesso tanta solidarietà, cooperazione anche fra avversari. Cioè, nel calcio tu non vedi che alla fine della partita le due squadre si riuniscono e una spiega all'altra dove ha sbagliato e per quale motivo. Gli Finirebbe a scacchi volte, questo. sì. Esatto. Poi ci sono anche le eccezioni, c'è il rugby dove se ne vanno a bere tutti assieme, però anche negli scacchi c'è comunque quel momento alla fine della partita in cui due avversari si vanno, si ritrovano e analizzano gli errori di uno e dell'altro, che comunque va Certo. a dare una visione diversa a tutti. Quindi tu non vai mai a giocare contro qualcuno, vai a giocare con qualcuno. Certo, appunto, questo forse secondo me è un'immagine. Questo può pure essere un bello spunto per un giorno scrivere qualcos'altro dove la visione degli scacchi. Va bene, senti, concludiamo. Faccio una domanda invece fuori tema, no, meglio, perfettamente in tema, ma con un altro ruolo da presidente di circolo. Insomma, abbiamo 2 o 3 minuti ancora. La sensazione che abbiamo noi da qui è che c'è una grossa renaissance, risalita degli scacchi tra i ragazzi, ma anche tra gli adulti, insomma, è stato un boom di tesseramenti, però proprio una cosa, secondo me, che si coglie proprio nell'aria. Secondo te è vero? Siamo in grado di riuscire a raccogliere questa nuova domanda di scacchi che arriva dalla base, oppure è solo un fuoco di paglia? Ma no, io penso che poi stia un po' a chi gestisce questo sport a tutti i livelli, quindi non parlo solo della federazione, ma anche proprio a livello dei singoli circoli, specialmente quelli piccoli come può essere il nostro, quelli che non crescono nei grandi centri, perché in un certo senso a Milano, Roma, no, tu hai così tanta gente che prima o poi il circolo grande, le tanta affluenza Certo. non la trovi. Aggregare con gli scacchi in sedi di provincia o comunque di paesi più piccoli, è anche una responsabilità dei vari circoli. E io penso che sia un fuoco di paglia o no, dipenderà da come riusciamo a gestirlo, perché nel momento in cui un piccolo paese, per esempio Lainate ha 25.000 abitanti circa, no? Noi abbiamo un circolo di 60 soci con 24 tesserati in 2 anni, quindi stiamo crescendo parecchio. E finché noi saremo in grado di presentare tutto questo come un bel momento di apprendimento, di crescita, soprattutto per i giovani, dove possono trovare qualunque cosa cerchino, nel senso che chi cerca l'agonismo può cercare l'agonismo, chi cerca l'aggregazione può trovare l'aggregazione, chi cerca semplicemente di soddisfare una curiosità e vedere se gli piacciono gli scacchi può trovare anche quello senza problemi. Impegnarsi per la vita. A fare questo tipo di da a proporre questo tipo di offerta ai giovani, secondo me non sarà un fuoco di paglia, ma sarà un trend di lungo periodo. Perché poi noi lo sappiamo che poi gli scacchi sono talmente belli che meritano di avere tutta questa. Sì, se uno si fa prendere è difficile che esca dal gorgo, insomma, è anche, come dire, bello naufragare in questo mare, come diceva il poeta. Senti, io ti ringrazio, Paolo. Ricordiamo di nuovo il titolo del libro. Sì, è il primo cassetto in basso, edito da Buca Book. E per prenotarlo e finanziare la stampa bisogna andare sul sito di Bookabook e poi cercare il titolo del libro, il primo Il titolo cassetto del in libro. basso,
detto Paolo, e comunque a giugno, questa è la speranza di tutti, ma credo sia quasi una certezza, lo vedremo bello stampato. Sì, è una certa. Quindi saluto Paolo Del Mastro, io do appuntamento a chi ama gli scacchi fra un paio di settimane di nuovo per un'altra intervista.